La Fondazione per lo Sport è nata nel 2007. Negli ultimi 10 anni dal Comune di Reggio Emilia sono stati trasferiti oltre 18 milioni di euro per far funzionare al meglio la struttura sportiva. Dal 2021 la Fondazione ha un nuovo statuto. Uno statuto che le permetterà negli anni seguenti di avere più autonomia di indirizzo, uno statuto che le affida la cura dell'impiantistica e che le permette una riorganizzazione utile a raggiungere i suoi nuovi obiettivi. Lo sport a Reggio è un vero protagonista del cambiamento della città, ponendo le persone e lo spazio pubblico al centro di questo cambiamento, con un'attenzione particolare a sostenibilità, inclusione e accessibilità. È sempre nel 2021 che è stato adottato il piano strategico dello sport, che si propone entro il 2030 alcuni obiettivi: promuovere una cultura sportiva diffusa, riqualificare gli impianti sportivi di base ed aumentarne accessibilità e fruizione, valorizzare l'uso sportivo di parchi pubblici ed impiantistica informale dei quartieri, aumentare la dotazione di impiantistica sportiva con nuovi spazi dedicati, promuovere ed organizzare manifestazioni sportive e far diventare Reggio Emilia città di riferimento nazionale ed internazionale per gli eventi legati allo sport. Questi obiettivi vengono perseguiti anche grazie a tanti progetti che coinvolgono tante associazioni e realtà sportive della città. Negli ultimi 10 anni sono stati investiti 3 milioni di euro in progetti. Uno di questi è Cantieri Sportivi, rivolto a tutti gli adolescenti, ma in particolare ai più fragili. Per raccontare bene questo progetto dobbiamo sottolineare la forte sinergia fra società sportive e cooperative educative nei quartieri della città, che hanno reso possibile coinvolgere centinaia di giovani. Attraverso lo sport hanno avuto opportunità di relazione, gioco e divertimento. Altri progetti importanti sono stati Benessere in Movimento, che crea un ponte fra le attività scolastiche ed extrascolastiche degli studenti, e tutti i progetti di All Inclusive Sport, che insieme a un'importante rete di associazioni e attività socio-occupazionali permettono alle persone con disabilità di godere dell'attività fisica in modo accessibile e inclusivo. Poi c'è il progetto Sport a Reggio, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Agisce sullo sport in città per perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea. Ripensando al 2020 e alla pandemia da Covid, non sono da dimenticare la promozione dell'attività fisica nei parchi all'aperto e i programmi TV creati da Fondazione e Comune, che ci hanno raccontato le realtà sportive reggiane e ci hanno ricordato che lo sport fa bene. La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia valica i confini non solo del Comune ma della nazione intera. Dal 2017 intesse rapporti con enti extracomunitari ed europei legati ai gemellaggi e alle relazioni internazionali del Comune di Reggio Emilia. Le missioni, le trasferte e i progetti sono coordinati in sinergia con la Fondazione E35, che si occupa dell'internazionalizzazione della città. Nel 2017 una prima delegazione di allenatori e addetti ai lavori ha intrapreso una prima missione conoscitiva in Sudafrica, ma è dal 2018 che una prima squadra di giovani sportivi reggiani è partita alla volta di Johannesburg per partecipare ai Tambo e Soncini Social Cohesion Game. Da lì è stato un susseguirsi di trasferte nazionali e internazionali fino alla nascita del Team Reggio nel 2022. Oggi conta più di 100 atleti delle varie discipline. Lo scambio internazionale con l'estero è reciproco. Grazie ai contatti internazionali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia sono stati ospitati in città 3 edizioni dei Giochi del Tricolore, una manifestazione sportiva, una piccola Olimpiade che ha portato in ogni edizione nel 2015, nel 2018 e nel 2023 un migliaio di atleti provenienti da tutto il mondo. Oltre a questo, il progetto europeo Sport for Inclusion favorisce esperienze e scambi con l'estero per gli operatori sportivi. Anche in questo caso sono protagoniste alcune delle città gemellate con il Comune di Reggio Emilia, Girona, Zara e Digione. In questi 10 anni di lavoro incessante, Comune e Fondazione hanno lavorato fianco a fianco con tutte le realtà sportive della città. Stiamo parlando di 120 società sportive. A loro va un grande grazie.